Oggi parliamo di un altro tema nuovo nel campo della nostra società, della nostra storia occidentale, che è quello dei disturbi alimentari. Sappiamo che il consumo alimentare nei paesi occidentali è nettamente maggiore di quello del cosiddetto terzo mondo e sappiamo che contemporaneamente il numero di persone che soffrono di anoressia o di altri disturbi alimentari vicini all'anoressia, alle bulimie con aspetti anoressici, sono in netto aumento fra soprattutto le nostre giovani ragazze, e questo evidentemente è una sfida nuova, una sfida anche ambivalente rispetto a quanto c'è nella nostra società. Ad ogni modo è un problema importante, di nuovo, che non va sottovalutato. L'insorgere del problema di tipo alimentare è di nuovo qualcosa di insorgenza precoce. Oggi sempre più ragazze di 12-13 anni manifestano i primi segni, a volte non evidenti, non così chiari, ma retrospettivamente li si legge molto meglio. Quando la cosa si è sviluppata si vedono i segni premonitori, che non sono facili all'inizio. E come dicevo prima, i disturbi più frequenti, per essere molto semplici e molto chiari, sono da un lato il disturbo anoressico, dove sono presenti, oltre alla difficoltà o al rifiuto di consumare il cibo o a ridurre notevolmente il consumo del cibo, ci possono essere una serie di altri disturbi che, a dipendenza della gravità e della durata del disturbo, possono portare anche a dei gravi problemi di tipo somatico e in casi estremi anche a delle morti a seguito di questo disturbo di tipo alimentare. Questo è per quanto riguarda l'anoressia, e l'altro elemento è quello della bulimia, che è caratterizzato da un'assunzione molto importante di cibi in brevi periodi, ad un abbuffarsi ripetuto, che poi a cui segue il vomito di quanto ingerito, e questo è una problematica sicuramente altrettanto importante dell'anoressia. Di nuovo, il ruolo della famiglia è sempre importante, soprattutto in giovani adolescenti, riconoscere quello che è un atteggiamento, tra virgolette, di moda, il voler dimagrire un po', voler mantenere la linea in un momento in cui il corpo sta cambiando, in cui il corpo, parliamo soprattutto di giovani ragazze, in cui il corpo si sta notevolmente cambiando, ecco, e riconoscere che questi periodi di cambiamento possono essere accompagnati da mode di diete particolari, è importante farlo per distinguere da quello che non è più la moda a cui la ragazza segue, perché lo fanno anche le altre, ma diventa qualcosa di più importante. I segnali evidentemente non sono sempre chiari dall'inizio, però oltre al rifiuto del cibo, al mangiare molto poco, al far finta di mangiare e poi ritrovare che le cose sono state buttate via, ecco, oltre a questi ci sono degli altri elementi, quali un'eccessiva attività sportiva, che non è quella, tra virgolette, sana, che viene richiesta, che viene consigliata, ma quella che diventa un'ossessione, che io devo fare tot numero di vasche al giorno altrimenti non sto bene, o quelle che devono correre per chilometri e chilometri a piedi perché altrimenti aumento di 20 mg se non 20 grammi. Ecco, questi segnali che accompagnano il sintomo più evidente, che poi è spesso nascosto, ripeto, non è così evidente il sintomo anoressico e bulimico, spesso il tutto viene nascosto ai genitori, però ci sono dei segnali a cui non si può essere indifferenti, e questi segnali sono quelli che ho detto, e probabilmente i genitori attenti ne scopriranno anche altri. In queste situazioni, a dipendenza dell'età e a dipendenza della durata, si deve intervenire abbastanza in modo chiaro, di nuovo parlandone apertamente, affrontando il problema del proprio vissuto corporeo e quello che è il modello della società. E a volte però questo non basta all'interno della famiglia, e di nuovo è consigliabile, se la situazione perdura, e non si deve nemmeno attendere troppo. A volte vale la pena inviare o chiedere un parere a qualcuno, per poi sentirsi dire no, stia tranquillo, che invece trascinare le cose dicendo le cose si mettono a posto e poi
a quel momento sarà molto più difficile. Quindi il primo passo è veramente di cercare di comprendere se quello che sta avvenendo è quel periodo normale di difficoltà adolescenziali o invece se sta diventando qualcosa in più, e se è così non rinviare nel tempo questo intervento, perché altrimenti si farà molta più fatica.